The Perfect Moment, e questo è il titolo del nuovo spettacolo di Balletex. Il momento perfetto che noi ogni tanto nella nostra vita sentiamo, quell'attimo che vorremmo fermare tutti, ma come nella danza e così nella vita anche, naturalmente non possiamo fermare. Si muovono su registri diversi. Iniziamo con la musica classica, con la settima di Beethoven, una sinfonia che è assolutamente un capolavoro mondiale dell'umanità. Poi si passa al silenzio, il silenzio è anche il ritmo che c'è nel silenzio, e alla parola, la parola come segno evocativo, come segno espressivo, come segno ritmico anche. A quel tempo danzavano per le strade come pazzi e io li seguivo a fatica, come ho fatto tutta la vita con le persone che mi interessano, perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e subito, quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità, ma bruciano. E poi ci si snoda invece in un passo a quattro, è sempre terreno, ma anche con una ansia verso l'elevazione, ecco, quindi sempre il terreno che lotta con l'elevazione, quindi lo spirituale col terreno. Dopodiché si hanno le percussioni fortissime, evocative di qualcosa di assolutamente molto terreno, molto profondo, al di sotto, diciamo, dell'umanità, se vogliamo. Alla fine una musica invece assolutamente moderna, che però chiude questo cerchio che va dal classico al moderno e ritorna l'uomo attuale, l'uomo quotidiano, l'uomo che vive il mondo di oggi e ha sempre questi contrasti interni con la guerra, con la religione, con la sua identità. Quest'anno la compagnia si rinnova e cambia nuovamente, ma questo ci permette proprio di ripartire da zero e quindi di creare un nuovo ensemble con nuove sfaccettature, nuove dinamiche e nuove possibilità anche di crescere per tutti noi, sia per i danzatori, nuovi scambi, che per me come coreografa e creatrice, nuovi stimoli. Il senso dello spettacolo è che in una realtà così multiforme, così ricca di contrasti, anche di dramma, qual è la realtà che noi viviamo ogni giorno, l'uomo pur nelle contraddizioni anela sempre a quel senso di pace, se vogliamo, che soltanto il momento perfetto può dare.